Eccoci, buonasera a tutti e benvenuti alla puntata settimanale del salotto di Wilson Hills. Stasera una puntata particolare, veramente veramente interessante, quindi vi invito a seguirci, a scriverci e a mandarci un sacco di domande a cui risponderà la nostra ospite che tra poco andremo a chiamare. Si tratta di Lea Spanakis, è una psicologa e si occupa appunto del seguire quelli che sono i piloti. Parliamo di piloti praticamente a livello sia di due ruote. E lei appunto ci spiegherà, ci darà delle dritte su quello che vuol dire la psicologia nel motorsport, come gestire ansia, preoccupazione, successo anche, insomma, tutto quello che è appunto legato alla sfera psicologica. Abbiamo provato a contattarla, adesso vediamo se lei riesce a essere dei nostri. Vediamo, grazie a tutti coloro che si stanno collegando. Saluto tutti, saluto Valentina, saluto Priscilla, saluto Cecilia che ci sta seguendo. Ciao, ciao Priscilla. Vediamo se riesce a connettersi. Appunto, noi ci siamo collegati un paio di minutini prima, quindi giusto anche per vedere, per capire. Se abbiamo dei problemi, allora io non riesco a vedere Lea. Vediamo. Vediamo se riusciamo. Vediamo. Vediamo se riusciamo a contattare Lea, che probabilmente deve avere un problema tecnico. Vediamo. Mi sta scrivendo in separata sede, eh? Vediamo se allora, mi scuso. Vediamo. Ciao a tutti, intanto vi ringrazio di essere collegati e adesso fra pochissimo arriverà la nostra ospite. Eccola qui. Dovrebbe appunto connettersi fra pochissimo. Vediamo. Ancora un attimo di pazienza. Vediamo. Stiamo cercando di connettere Lea con noi. Allora, vediamo subito se riusciamo a accettare Lea nella nostra diretta. Eccola Lea, benvenuta. Buonasera. Buonasera Lea, abbiamo avuto qualche piccolo problema tecnologico, ma l'avevamo previsto, quindi per questo. Temporali qua, quindi non so quanto regga. No, dai, dai, noi incrociamo le dita e speriamo appunto di fare questa nostra bellissima chiacchierata. Infatti, intanto che ti aspettavamo, ti ho introdotto leggermente senza spoilerare, diciamo, più del dovuto. Intanto salutiamo tutti coloro che ci stanno seguendo e stasera si parla di psicologia e motorsport. Infatti, con noi è Lea Spanakis, psicologa che ha a che fare con il mondo dei motori, quindi appunto Lea ci racconterai dopo una breve introduzione appunto su come ti sei avvicinata al mondo dei motori, cos'è la psicologia nel motorsport. Ma infatti andiamo un po' con ordine. Inizialmente voglio chiederti come sei entrata in questo pazzo mondo dei motori e
stai dando appunto il tuo servizio, soprattutto nelle due ruote. Raccontaci un po'. È stranissimo perché il mio accesso al mondo dei motori è avvenuto in un modo veramente particolare, a differenza di altre esperienze che ho fatto nel mondo sportivo in altri contesti. Solitamente ci si muove con il passaparola, quindi mi presentano, gli sportivi mi contattano, eccetera. In questo caso io ho un'azienda che si occupa di eventi, nello specifico condizionamento e riscaldamento di eventi. E sono stata invitata da una delle hospitality, in una delle hospitality proprio per condizionare, quindi ero andata con uno dei miei tecnici a supervisionare la location e quindi ero stata invitata a vedere logisticamente l'ambiente e nel confrontarmi col team manager che c'era allora, ha scoperto appunto che era una psicologa sportiva. Quindi da lì ci siamo confrontati, mi ha chiesto due o tre dritte per le situazioni che aveva in essere in quel momento ed effettivamente a distanza di giorni mi ha richiamata, mi ha detto: ma sai che avevi ragione, effettivamente. Quindi da lì è nato il contatto. Nel tempo poi probabilmente ha maturato l'idea di poter usufruire della mia figura e quindi sono stata contattata proprio per seguire poi a Romano Fenati e quindi abbiamo fatto il primo incontro al Mugello. Romano all'epoca non sapeva assolutamente che cosa volesse dire accedere ad una figura di questo genere, tant'è che è stato un po' ridicolo perché il team manager mi dice: cosa? Non ho capito. Fa un po' strano per loro. Un po' strano, effettivamente non è un ruolo diffuso all'interno di quel mondo, come all'interno di tantissimi mondi sportivi. E quindi mi diceva il team manager: guarda, Lea, che l'incontro può anche durare 10 minuti, come no? E in realtà è durato 3 ore e mezza. Erano tutti preoccupati perché dicevano: oddio! E così è nata questa collaborazione. Quindi nel 2017 ho cominciato a seguire Romano fino ad oggi, sostanzialmente, fino ad oggi. Quindi proprio, diciamo, è stata una via traversa per un'altra tua attività, poi invece si è scoperto che potevi essere utile anche dal punto di vista del tuo studio di psicologia, appunto. E infatti tu hai toccato un argomento che poi andremo un po' più a sondare, il fatto del non essere convenzionalmente presenti all'interno di quello che è il paesaggio motoristico. Però andiamo un pochetto con ordine, vogliamo entrare un po' più nel dettaglio, ovviamente in modo generico, però sai, dall'esterno anche chi ci sta seguendo e chi poi potrà vedere anche questa diretta in differita perché sarà su YouTube e sarà anche su tutti i nostri social di WeSeniors. Cosa vuol dire, insomma, aiutare dal punto di vista psicologico uno sportivo o una sportiva? Allora, faccio una premessa. Tendenzialmente capita sia nel mondo dello sport che ti dirò anche nel mondo aziendale, perché io nasco come psicologa delle organizzazioni del lavoro. Le richieste che vengono fatte in realtà nascondono mille altre cose e non sempre si propongono con la priorità, nel senso che mi propongono: ho bisogno che tu mi risolva questo problema, e poi in realtà quel problema nasconde tante altre cose. Quindi lavorare in contesti sportivi in generale e poi nello specifico in quello delle due ruote, vuol dire poter lavorare in due o tre modalità. Cioè, una modalità è quella estremamente tecnica. Faccio un esempio: se il pilota mi dice ho difficoltà a lavorare e a guidare sotto la pioggia, andiamo sul tecnico. Quindi vuol dire fare un lavoro mentale sulla percezione della pioggia e quindi in qualche forma, in qualche modo, rifiltrare le immagini e le sensazioni che lui ha, creando una condizione di miglioramento d'approccio a quella situazione. Quindi diciamo che stiamo un po' sul tecnico. Ok? L'altra parte può essere invece un approccio estremamente profondo emozionale, quindi si entra in un'area un po' più ampia anche dello sportivo in questo caso e si lavora anche tantissimo sul contorno, quindi la sua vita, il suo modo di affrontare le cose.
però lì siamo borderline tra una parte sportiva e una parte fortemente psicologica profonda. Quindi questo è un approccio. Dopodiché ci sono altre modalità e altre sfumature, perché approcciando al modo tecnico scopri che poi necessariamente c'è qualcosa d'altro. Quindi il sabotaggio di alcuni sportivi, qualcuno che dice io non riesco a fare questa cosa, in realtà inconsciamente sta creandola lui. Certo, ma infatti proprio mi viene un esempio così in diretta, diciamo live, del tipo che magari, sai, co posso collegare il fatto del non andare abbastanza forte in condizioni di meteo avverso, magari può nascere anche da qualcosa di piccolo, cioè è successo quando una persona era piccola, per cui appunto magari ha avuto uno shock. Tale per cui non si sciolga a livello di mi vivo la gara in modo libero e felice come se ci fosse il sole, diciamo. Può essere che la parte tecnica si colleghi completamente a quella che è la parte emozionale. Assolutamente, in realtà in casi come questi è immediato, nel senso che ho un trauma, ci sono mille tecniche per affrontarlo e comunque per quanto riguarda la mia modalità, poi può essere discutibile o meno, non parto mai con l'idea di utilizzare una tecnica. La studio tante volte, in questo caso con il pilota, per riuscire ad affrontare la situazione. Perché? Ti faccio un esempio qualsiasi. Ci sono piloti che hanno bisogno, o sportivi, che hanno bisogno dei loro rituali. Ci sono sportivi che se gli inserisci dei rituali si sentono costretti, quindi si innesta un meccanismo di ansia, no? Però dicevo, nella condizione di un trauma sappiamo dove andare a lavorare e ci sono tantissime tecniche. Una tra queste c'è l'MDR oppure il training autogeno e così via. Se invece quell'aspetto ce l'ha qualcosa che non è assolutamente concretizzabile come un trauma, bisogna lavorare un po' di più, bisogna lavorare un po' di più. Soprattutto in questo caso, io lo dico sempre ai miei sportivi, la mente mente, però è molto geometrica, quindi ricostruire in funzione di alcune modalità nostre di approccio alle cose, perché poi l'inconscio si manifesta nella modalità del comportamento. Se noi vogliamo veramente leggere una persona, leggere il comportamento è uno strumento attraverso il quale riusciamo ad indagare, perché le parole sono quelle che noi possiamo dire, ma in realtà possono celare qualcosa che non vogliamo raccontarci. Certo. Uno dei miei strumenti che utilizzo, che sia quando faccio coaching ai dirigenti, ai titolari d'azienda, quando seguo gli sportivi, quando ho di fronte un paziente, è proprio l'analisi della modalità di muoversi, perché l'atteggiamento, il comportamento. Tant'è che nel caso, ad esempio, di Romano, e potevo essere, ad esempio, in situazioni di bordo pista oppure sotto le pensiline alla griglia di partenza. E mi chiedevano, Lea com'è? È concentrato? Perché la lettura dei micromovimenti, della posizione della testa, dell'inclinazione, dei gomiti, mi bastava per capire e fare anche delle previsioni. Cioè si entra talmente in sintonia che si riescono a leggere i particolari. Ma infatti, guarda, appunto mi hai dato il là per un'altra domanda. Quindi questo significa che è una cosa che comunque non è scontata, che in realtà il tuo aiuto e supporto, che può essere allo sportivo direttamente, sicuramente lo è anche al team di cui fa parte. Assolutamente, nel senso che è normale se il team si trova bene con una figura inserita solo ed esclusivamente per lo sportivo, poi chiede di essere in qualche modo sostenuta per altre cose all'interno di un lavoro che può essere d'equipe. Ripeto, l'aspetto di psicologa del lavoro è strettamente legato alla componente della psicologia sportiva, perché le dinamiche che ci sono all'interno dei gruppi, che siano di azienda o sportivi, sono le stesse. Che sia un team o una squadra di pallavolo o di pallanuoto, è la stessa la dinamica. Sono sempre relazioni che devono trovare degli equilibri. E tante volte trovano proprio una compensazione. Ti dirò che è molto più facile lavorare con una squadra
perché un giocatore può compensare l'altro, piuttosto che lavorare con l'individuo in uno sport individuale dove di fatto c'è una lotta con se stesso e sei solo. È vero, perché infatti guarda, faccio una piccola parentesi, anche perché comunque entrambe siamo sia nel motorsport che anche al di fuori del motorsport, quindi posso fare una parentesi su cui possiamo parlare entrambe. In effetti, in realtà è più facile che un team sia team perché sa di essere membro di una squadra, piuttosto che a volte in un ufficio, quando in realtà si è un team, però ci si sente individuali, ci si sente singoli e quindi forse la logica di squadra fa fatica a entrare. Sono assolutamente d'accordo. Ti dirò anche, ti racconto anche questo andando un po' sull'aziendale, che spesso mi chiamano i titolari d'azienda e mi dicono: io ho problemi con i miei dipendenti. Ti assicuro, certe volte faccio una giornata di osservazione, 2 giornate, quello che mi serve, e dico: il problema sei tu. Quindi, con calma, devo per forza, perché lavorare per poi non ottenere i risultati non è il mio stile. Quindi devo per forza scoprire le carte. I dipendenti a ricalco imitano degli atteggiamenti dei loro titolari e all'interno di un team si ripetono le cose. Quindi la coalizione, il senso d'appartenenza, si creano creando una collaborazione e un confronto costante dove ognuno sente di poter dare il proprio contributo. Se io incasello le figure all'interno di ruoli veramente inquadrati, tu fai il tuo e faccio delle scelte senza coinvolgere, è inevitabile che non si crei l'amalgama, il confronto. E infatti anche dal punto di vista del team, infatti chiedo un tuo parere, dal punto di vista di team, in realtà a volte penso proprio che il pilota di per sé magari senta delle influenze di un'aria un po' pesante nel team, un'aria un po' troppo superficiale, quindi questo può influire su quello che è poi il comportamento e il rendimento del pilota. Tantissimo, tant'è che io forse non sono brava abbastanza, non lo so, però per me partecipare alle gare era fondamentale, perché soprattutto quando si inserisce un pilota all'interno di un team che ha la necessità di riuscire ad costruire un clima tutto suo, no? E quindi di conseguenza l'adattamento all'interno della struttura è suo quanto può essere anche mio, perché riuscire a collaborare con loro è fondamentale. E non sempre, sai, la figura dello psicologo in un ambiente dove ci sono tante figure maschili, c'è cioè la figura femminile, tanto destabilizza. Io ho una passione anche per la meccanica, quindi per me vedere anche come lavoravano era fantastico. Quindi, veramente, se potevo dare anche un contributo, lo facevo volentieri. Però non è semplice, ma ovunque, a prescindere da questo ambito, ovunque non è semplice. Ti dirò, con le figure maschili per un motivo, con le figure femminili per altri. Entra subentra un po' un meccanismo di competizione. Brava, sì, è vero, è vero. A volte ci si fida forse di più tra generi diversi che tra lo stesso genere. E ovviamente nel motorsport c'è l'aggravante che a volte possiamo dire che appunto la figura femminile non la si vede così tanto esperta, quindi magari ci si fida ancora meno. Chiaro, no, è vero, e ti dirò che effettivamente guardandosi attorno le figure femminili non sono tantissime, quindi se vogliamo in qualche modo supportare quest'idea, non c'è tanta gente che lavora all'interno di contesti puramente maschili. Ti dirò che è un po' il mio destino, perché anche all'interno delle aziende spesso sono con uomini. Eh beh sì, quello sicuramente. Tornando un pochettino ad un altro aspetto, sempre del tuo operato, ti faccio una domanda magari un pochetto difficile, nel senso che è difficile un po' rispondere. Allora, io mi immagino un pilota in due condizioni, diciamo, nella condizione di gestire dei cattivi risultati e nella condizione di gestire dei buoni risultati. Volevo chiederti, psicologicamente, la pressione
quant'è e come la si può gestire. Ok, se parliamo di pressione, nel caso ovviamente dei buoni risultati, tendenzialmente c'è molta adrenalina e si calibra in funzione anche di uno smorzare eventualmente per non arrivare agli eccessi, perché è una questione mentale, non è una questione fisiologica di attivazione del corpo, ma è una questione di aspettative che si crea la persona perché è stimolata a vedere positivamente, trascurando magari gli aspetti che sono quelli pratici che devono essere invece tenuti in considerazione. E quindi, da quel punto di vista, quando non ci sono i risultati, bisogna capire se ci sono delle componenti che frenano e quindi intervenire su queste. Ti faccio un esempio, non nel mondo sportivo, perché non vorrei che ci fosse una condizione di interpretazione o di appioppare questa cosa a qualcuno. Tanto Però, blocco un secondo prima che parti col discorso per salutare Raffaella che sei collegata. Ciao Raffaella, la salutiamo, salutiamo entrambi. E adesso ti lascio proseguire, ti ho interrotto. volentieri, ciao Raffaella. Dicevo che per esempio una studente universitaria, decisissima, sta andando molto bene, eccetera, a un certo punto ha un blocco. Definire perché ha il blocco può essere stanchezza, può essere demotivazione, forse sta capendo che non è quello il suo percorso, non è quella l'università. In realtà vai a scoprire che lei non vuole crescere, che se continua a fare gli esami a un certo punto si deve trovare ad affrontare il mondo del lavoro. Certe volte l'idea di andare male attira anche l'attenzione di quello che può essere il contorno, oppure può attirare l'attenzione negativamente, quindi il contorno è rigido nei tuoi confronti. Quindi generalizzare l'approccio è assurdo perché è in funzione di quello che succede. Tante volte ci sono delle caratteristiche, dei momenti nel mondo delle ruote dove non coincide una componente tecnica legata alla moto e non si incastra col pilota. E quindi bisogna capire e lavorare col team. Tante volte ci sono dinamiche come quelle che ti ho raccontato di sottofondo, per cui bisogna lavorare molto nell'andare a capire qual è il blocco. Perché esistono dei meccanismi per i quali gli atleti vogliono vincere, ma senza accorgersene innescano dei meccanismi di sabotaggio. Autosabotaggio, l'autosabotaggio, diciamo. Assolutamente. Scoprirli vuol dire osservarli, e per me è molto importante essere presente nei momenti di allenamento e di gara, perché sono quelli i momenti nei quali posso cogliere delle sfumature, ma può essere una frase. Una Certo. frase all'interno di qui, perché è ovvio che se loro vogliono vincere e la sensazione è che non lo stiano facendo, c'è qualcosa che loro stessi non colgono. Ok? Quindi, Diciamo da risolvere. esatto. Creare la condizione ideale per le pressioni è anche dare una lettura di quella che può essere la percezione dell'esterno, perché se tu sei all'interno del tuo box dove possono sapere tutto, ricevi delle informazioni che hanno un quadro generale. Se invece parliamo di media, parliamo di fan, parliamo di una situazione esterna che non ha gli strumenti per fare una valutazione globale, dobbiamo ragionare in modo diverso. Quindi dare gli strumenti per filtrare quando magari ci sono state delle situazioni, degli errori, dei traumi, è fondamentale perché quello che è il valore di un messaggio che ti arriva dall'esterno, oltre il box, devi calibrarlo bene. Eh sì, ci sono dei filtri particolari da utilizzare. Assolutamente, sempre adattati alla figura con la quale io sto lavorando, perché non sono uguali per tutti. Ci sono delle tecniche, ma non è detto che possano andare bene, bisogna calibrare. È un po' come vestirsi della vita e della sport, dell'aspetto sportivo del pilota stesso o dell'agonista. Sì. È interessante, molto 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 interessante veramente, infatti suscita in me un grande interesse, quindi
per questo che ti ringrazio e ti continuerò a ringraziare fino alla fine della diretta. E adesso passiamo alla seconda macro classe che volevo toccare. Allora, abbiamo parlato prima, abbiamo sfiorato anche la questione di traumi, perché comunque, come abbiamo detto giustamente, i piloti hanno up, down, hanno dei momenti di grande successo, come stavamo dicendo, hanno momenti anche di sconfitte da dover risolvere, però hanno anche dei momenti in cui in realtà un evento esterno, che può essere di peso o meno da loro, mette uno stop a quella che può essere il loro campionato, la loro gara. Non parliamo di carriera, però perlomeno hanno un attimo in cui c'è bisogno di recuperare. Come influisce la psicologia sul recupero? E poi passiamo all'aspetto successivo, ci sono diversi recuperi, cioè il recupero che non porta a grandi successi, invece il recupero per cui da una caduta esplode una forza fantastica. Volevo analizzare un po' con te come ci si recupera da un trauma. Sì, allora faccio una premessa. Quando ci sono gli infortuni, stiamo destabilizzando una persona che probabilmente ha costruito la sua vita in funzione di questa attività. Quindi ci sono varie aree che vengono toccate. Una è quella fisica, ovviamente, evidentemente. L'altra è quella puramente personale, dell'immagine di sé, perché spesso gli sportivi mescolano il ruolo che hanno all'interno del mondo sportivo con quello personale, ma in realtà c'è una prevalenza del loro ruolo nello sport e lo inseriscono anche nel mondo. Quindi parliamo di una figura maschile, ma come femminile, tante volte dimenticano la loro parte. Quindi se si destruttura per un infortunio quell'aspetto, è come se ci fosse il vuoto nella loro vita, come se non riconoscessero più il loro ruolo. Quindi questo ovviamente si riflette sulla componente sociale e ovviamente a seguire su tutto ciò che è quello che è il tecnico, quindi la non risposta fisiologica. La riabilitazione, definiamola così, può dare due possibilità. Una possibilità che, come dicevi tu, può essere negativa, cioè non dare un risultato. Quindi bisogna rivalutare la figura, quindi non dare un risultato inteso come non può ritornare. Riesce a superare il cosiddetto trauma, nel senso. Ok, quindi tu mi stai parlando di trauma fisico per cui non può più continuare ad essere un agonista? Trauma a livello psicologico, ti faccio un esempio, nasce proprio da una domanda classica che penso venga a tutti e mi diranno anche coloro che ci stanno seguendo, che salutiamo. Per esempio, il fatto di dire, non so, si esce, parlo di un pilota o due, quattro ruote indipendentemente, si esce di strada ad una velocità fortissima e poi il giorno dopo bisogna salire di nuovo in moto, in macchina. Questo è un momento in cui, secondo me, veramente c'è il superare un trauma in modo abbastanza veloce. E appunto volevo chiedere a te come può aiutare la psicologia a spingere appunto ad una risalita veloce, insomma, senza pensare più a quello che è successo. Ok, quindi un intervento rapido. Diciamo che il giorno dopo tu devi risalire. Ok. Abbiamo un'altra gara e dobbiamo superare. Benissimo. Allora, dipende da come ragiona la figura, nel senso che ci sono figure che sono estremamente razionali, quindi diciamo che si può utilizzare il sistema cognitivo comportamentale. Ok, si ricostruisce proprio a livello pratico quella che è l'immagine. E si fa leva proprio sul fatto che adesso stai portando a casa un contributo ulteriore rispetto a quello che probabilmente hai sottovalutato in un determinato momento. È molto importante il messaggio positivo, perché tendenzialmente attribuiamo il fallimento ad un errore. In realtà l'errore ci consente il miglioramento. Quindi, se la figura è estremamente legata al cognitivo, quindi alla componente strutturale, definiamolo ingegnere, ok? Molto pratico, molto pratico. Che non riconosce però la parte emozionale, cioè
si punisce perché dici perfetto. Poi c'è la parte invece quella emozionale, che è quella legata ad un sono un fallito e l'emozione mi sta creando paura, che perciò è un lavoro di ricostruzione, ma con un lavoro, per esempio, con le MDR, che richiede un po' di tempo, ma è un esempio pratico, perché è un lavoro fatto sugli spostamenti oculari, quindi su tutto un meccanismo legato all'orientamento degli occhi, ma è un inizio di rielaborazione abbinato ad un parlare della cosa. È ovvio che io ho il vantaggio di leggere nello specifico la persona che ho di fronte anche in funzione dei comportamenti e dei movimenti. E lentamente si affronta il meccanismo emozionale che accompagnerebbe quel momento nell'affrontare di nuovo la situazione, il che vuol dire che riviviamo quello che è il tuo processo e la tua ricostruzione. E aggiungiamo delle componenti tecniche per ristabilire l'equilibrio fra l'emozionale e il razionale. Una sorta di reset. Assolutamente, che va assolutamente calibrato in funzione delle capacità e delle caratteristiche dell'individuo, perché non è uguale per tutti, è una cosa costruita al momento, se abbiamo una necessità rapida, ovviamente. Infatti, mi viene in mente, poi vabbè, non è stato completamente il suo caso perché lei fortunatamente ha avuto un po' più di tempo per risalire in abitacolo. L'esempio di Sofia Floers, che è appunto una delle ragazze che ha fatto parte di equipaggi e adesso comunque è in un equipaggio misto, ha partecipato alla 24 ore di Le Mans, ha fatto un incidente veramente, veramente importante a Macao, quindi un circuito particolarmente impegnativo, con una Formula 3, era proprio la finale di campionato Formula 3, un volo oltre le barriere, insomma, molto molto scenografico e pericoloso. Fortunatamente non si è fatta tantissimo fisicamente e l'idea però poi di salire in macchina probabilmente c'è stata dopo un percorso come ce l'hai raccontato tu, e adesso raggiunge dei grandi risultati, tanto che appunto ha partecipato alla 24 ore, ormai è una pilota affermata dal punto di vista delle gare di durata. Quindi ci hai un po' svelato che anche i traumi più forti possono comunque essere resettati. Assolutamente, non solo, ma alcuni traumi possono diventare dei vantaggi. Io adesso esco dal mondo dei motori, ma vale lo stesso. Vi faccio un esempio, ad esempio, di una mia cavallerizza che per una questione di situazione logistica ha ricevuto un calcio dal cavallo e quindi ha subito una lesione ad un rene che ha richiesto del tempo per cicatrizzare e quindi una certa convalescenza. Quel periodo è stato uno dei periodi più utili affinché lei mettesse il focus su aspetti che prima dava per scontati. Quindi ha aggiunto alla sua, diciamo, cassetta del lavoro degli strumenti qualcosa che prima non teneva in considerazione. Quindi tante volte fermarsi e ragionare, di individuare altri aspetti, ma poi scopri anche delle capacità tue e una forza tua che davi per scontata o che non conoscevi. Quindi tante volte il trauma diventa un vantaggio, solo che la nostra mente non da subito riesce a tenerlo in considerazione. Che la nostra mente è un po' più istintiva e magari si ricorda il dolore fisico, quindi fa un po' fatica. Quindi poi Anna, siamo abituati a ragionare sull'errore dando un'interpretazione sempre negativa e non comprendendo che di fatto quell'aspetto è un contributo migliorativo, perché non lo ripeteremo. L'altro aspetto è se io mi sono mossa in un determinato modo, forse cerco di capire il perché e quindi è uno spunto per poter ragionare. Sì. E scopro cose che non conoscevo.
Eh sì, è vero, è veramente interessante. E qua ci possiamo collegare anche all'ultimo aspetto che volevamo toccare insieme, Lea, ovvero, prima di introdurci proprio nel dettaglio, ti volevo chiedere, stiamo parlando di queste tecniche, di queste modalità di cogliere appunto punti di forza da momenti di cadute, sia fisiche che psicologiche. Come si può agire in base all'età, nel senso, è più facile inserire questo genere di cultura, questo genere di pensiero in quelli che possono essere bambini, bambine che si approcciano allo sport oppure persone più adulte? Allora, è più facile modellare o abituare, perché modellare mi sembra un po' manipolatorio, diciamo abituare bambini ai quali spieghi e dai dei punti di riferimento legati alla sicurezza, all'approcciare, ai rischi, all'educazione, alla disciplina, perché assorbono tutto e si abituano a ragionare in un determinato modo. L'adulto di contro ha tanti strumenti, dobbiamo destrutturare e ricostruire, però nella complessità del cervello di un adulto si possono introdurre dei meccanismi, perché ovviamente con l'esperienza ha assorbito, che possono essere utili se ben utilizzati. Quindi la cultura dello sport, la disciplina, la sicurezza in questo caso, in questi ambiti è fondamentale e a mio parere bisognerebbe strutturare una preparazione dei bambini, ma non solo dei bambini, anche degli adulti che stanno attorno a questi bambini, quindi famiglie e quant'altro, perché spesso sono non hanno strumenti, non voglio dire che lo fanno apposta necessariamente, ma non hanno strumenti per cogliere il grande condizionamento che hanno sui loro figli. Spesso non se ne accorgono, spesso non leggono dinamiche d'atteggiamento nei confronti dei loro figli agonisti e non si rendono conto che i bambini colgono qualcosa in più rispetto all'atteggiamento apparente. Oppure interpretano. Quindi tante volte sì, educare i bambini, ma parallelamente educare i genitori che accompagnano i bambini. Infatti, guarda, mi viene in mente un esempio, poi sarò smentita o criticata, può capitare senza problemi. Ho sentito in alcuni servizi appunto legati a quello che è la Formula 1, appunto tutti conosciamo Verstappen, quindi insomma sia il padre che il figlio vabbè adesso sta facendo e ha fatto grandi passi. In realtà appunto si raccontava che il papà Verstappen insomma avesse una estrema rigidità verso il figlio, tanto che poi in realtà lui è cresciuto talmente grintoso che ogni tanto infatti diciamo il comportamento è un po' borderline, diciamo. Questo secondo me è un esempio, poi dimmi tu Lea se è corretto o meno, è un esempio di quanto può essere l'influenza di un padre che vuole il bene del figlio, però nel frattempo mette una grande pressione, una grande carica adrenalinica, una grinta fantastica che porta a sì risultati, però a volte sfocia in comportamenti un po' eccessivi. Chiarissimo, no, hai perfettamente ragione. Il problema è che soprattutto coloro che sono stati sportivi A sua volta. proiettano il loro stile su quello che vorrebbero vedere nei figli. Non dico necessariamente che questo è il caso, non voglio sbilanciarmi perché non è nel mio stile dare dei giudizi se non conosco la situazione da vicino. Però capita frequentemente e che proiettino le loro aspettative, che proiettino le loro necessità, che davanti a una gara non fatta benissimo ci sia una delusione. Sentivo e mi raccontavano viaggi lunghi di ritorno a casa con grandi silenzi. Quindi sono pressioni che si sentono, che non sempre possono essere utili.
Poi c'è chi ha bisogno di essere un po' scosso, ma c'è anche chi ha bisogno invece di riequilibrare, ricreare un clima che possa essere utile nel quale esprimersi, perché se già di suo ha una componente grintosa e si aggiunge anche quella dall'esterno, c'è l'esplosione. Esplode. Infatti voglio, diciamo, avvicinarmi un po' a quello che è il nostro ultimo argomento dicendo e lasciando aperto a te l'argomento, perciò ti do proprio un input. Abbiamo detto inizialmente che questa figura è poco presente. Chiedo a te, come permettere che la cultura della psicologia nello sport e nei motori possa essere più presente e perché ce n'è necessità? Vorrei che ce lo dicessi tu, per convincere ancora di più, diciamo. Claro. La cultura non c'è perché probabilmente non c'è l'abitudine, ma per poter ottenere questa cosa io invito i miei colleghi a fare dei buoni lavori, perché solo dimostrando che c'è un'utilità e un'efficacia riusciamo a dimostrare che c'è proprio la necessità, perché giustamente se la cultura di per sé di questo profilo, che peraltro ti dico è occupato da tantissime persone, perché non sono solo psicologi, ci sono delle figure che fanno il mental coach, ma non hanno, cioè hanno uno stile completamente diverso e non voglio discutere sul bene e sul male, perché sono sicura che per tutte le cose ci siano assolutamente persone in grado di farlo. L'unica cosa per poter, e questo è un po' il mio stile, per poter far capire la necessità è proprio mostrare i risultati. Eh sì, questo è vero. Quindi diciamo che solitamente noi nelle nostre puntate diciamo sempre che il motorsport si deve un po' avvicinare al resto del mondo. In questo caso invece sarebbe bello, sarebbe utile che in realtà la psicologia parlasse di più con l'ambiente del motorsport, dei motori e dello sport in generale per far capire che un po' tutti hanno bisogno e è necessità perché in realtà appunto si raggiungono maggiori risultati. Quindi a volte non si sa, non si comprende quella che è la vera utilità di tutto. Sono d'accordo, io ti dico che il fatto anche che il team ogni tanto coinvolgesse me in situazioni particolari, a prescindere dal pilota, proprio nell'equilibrio del team, nella gestione, e non ne ho conosciuto solo uno, perché ne ho conosciuti più di uno, con i quali continuo ad avere assolutamente contatti e bellissimi rapporti, e lo sanno che possono, se hanno necessità, venire a chiedermi. Penso che anche la modalità d'approccio delle nostre figure possa essere assolutamente utile, perché se mi fossi focalizzata solo ed esclusivamente sul pilota, sarebbe stato un lavoro che avrebbe escluso il resto dei team, ma a metà. Quindi era necessario creare un equilibrio e un'amalgama fra il mio lavoro con il pilota, il mio lavoro con il pilota e loro, e il mio lavoro con loro. Era necessario, e questo lo sentono quando una persona sta lavorando per il gruppo e lo sente veramente in pieno, allora si creano degli ottimi rapporti. Io direi anche che bisognerebbe anche un po' sdoganare l'idea sono supportato dallo psicologo perché ho dei problemi. Un po' sì, purtroppo in alcuni ambiti sportivi siamo ancora un po' arretrati, diciamo così. Però credo che negli ultimi anni si siano fatti dei passi in avanti, perché almeno nella mia esperienza io sto lavorando e ho lavorato con tennisti, con pallanuotisti, tiratori al piattello, basket, Hai quindi, cosa? proprio toccato tantissimi sport.
bellissimo perché ogni volta devi studiare e quindi è sempre un ambito nuovo. E quindi vuol dire che le cose si stanno muovendo. Se penso ancora prima dell'inizio del mio lavoro, effettivamente questa figura non c'era. Lo psicologo è una figura che sostanzialmente cerca di darti un approccio diverso alle cose, sia nella lettura che nell'agire. E quindi direi proprio che è veramente, veramente utile a 360 gradi. Lea, guarda, io ti ringrazio tantissimo perché ci hai veramente aperto una finestra su un mondo veramente bello, interessante, pieno e ricco di un sacco di informazioni e quindi assolutamente. Non nego che potrai essere ancora con noi, quindi assolutamente ci fa piacere di averti avuto con noi qui nel nostro salotto rosa. Io ti ringrazio tantissimo della disponibilità perché sei sempre impegnata, ma sei riuscita a trovare tempo per star con noi. È stato un piacere e se devo tornare, molto volentieri. E noi nel frattempo invitiamo un po' tutti, oltre che salutare tutti coloro che ci hanno seguito, vi invitiamo veramente a prendere sul serio la presenza della psicologia nell'ambito sportivo e nel motorsport, perché assolutamente a tutti i livelli, da che può essere a livello dilettantistico, a livello professionale, c'è bisogno, ce n'è necessità per migliorarsi, per migliorare i propri risultati. E anche chi si approccia, speriamo siano sempre di più bambini e bambine, a questo sport, l'aiuto e il supporto diventa sempre più fondamentale. Quindi, dopo questo, Lea, io veramente ti ringrazio, ti abbraccio tantissimo, ringrazio tutti coloro che sono stati con noi, mi raccomando, seguiteci per la prossima puntata. Grazie ancora, Lea, grazie. Grazie, buona serata. Buona serata.